domandona, hai mai visto un emu, un capibara, uno struzzo, un armadillo, un ornitorinco, un elefante allevare i propri cuccioli fino alla moderata età che potremmo, naturalmente facendo le debite proporzioni, definire adulta? No. E allora perché la specie umana ha questi cuccioli di 30, 35, 40, 45 anni che sono ancora completamente dipendenti dal nucleo familiare d'origine? Questa è una cosa veramente tipica in questo a tratti sfortunato paese. Tu ti ritrovi a fare terapia con questi cuccioli un po' cresciuti che sono ancora lì a chiamare 3 volte al giorno a casa mamma, a chiedere qualunque tipo di informazione, a confidare i loro segreti amorosi, a chiedere un po' di supporto lavorativo. Naturalmente a persone che vivono in altre generazioni, in altri luoghi, che non ne sanno niente, che non possono vivere una vita vicaria in ogni caso, che danno consigli richiesti come se fossero dei dispenser e che non fanno altro che sovralimentare una dipendenza che rende quelle persone schiave della loro incapacità di spiccare il volo. Il poeta diceva che i genitori sono come archi e i figli sono come frecce. Scoccate queste frecce, non potete attaccarvi alle frecce e quando le scoccate partire anche voi come arco. Avete mai visto un arciere che dopo aver scoccato la freccia cerca di indirizzare la freccia soffiando o rincorrendo la freccia durante il tragitto? Assolutamente impossibile. Quindi se hai fatto il tuo lavoro per bene, hai già impugnato bene l'arco, hai teso la corda, hai preso la mira, hai scoccato e poi la vita è la loro, nel bene soprattutto e nel male. Il processo di errore è l'unico processo di apprendimento possibile. E non impediamo di imparare, perché altrimenti impediamo un'evoluzione. E tu, caro genitore, sei mortale. Un giorno uscirai di scena. Potrebbe essere domani, potrebbe essere tra 50 anni, ma uscirai di scena e lascerai quel cucciolo di 30, 40, 50 anni incapace di fare qualunque tipo di cosa, se non tormentare il suo terapeuta, che in realtà dovrebbe vedere il genitore in terapia insieme o più che il figlio. Pensaci, lascialo libero e se sei un figlio, sanamente ribellati con educazione, con gentilezza, con empatia, ma ricordati che sei una freccia, voli e pungi.